Diciamo che la mia candidatura nasce soprattutto dalla necessità di cambiare, dalla necessità di cambiare e nasce soprattutto dai continui inviti che mi sono stati rivolti da persone, da dirigenti, da società sportive, dal mondo sportivo ciclistico, che ha la necessità, ha la voglia, ritiene che qualche cosa possa cambiare nel mondo del ciclismo abruzzese. Dopo 2 mandati credo che sia necessario, utile, un cambio di rotta, un cambio di direzione. Perché dopo 2 mandati si è, diciamo così, in un qualche modo si è già dato tutto quello che si poteva dare, che si poteva dire, e quindi diventa difficile continuare ad innovare, continuare a dare nuovo impulso. E questo credo che serva soprattutto per il mondo sportivo, per le società sportive, per i dirigenti, per gli atleti, perché un cambio di rotta non può che ingenerare una sorta di aspettativa, di fiducia in quello che è un nuovo corso che potrebbe avere. Se dovesse essere eletto presidente del Comitato regionale abruzzese della Federciclismo, la prima cosa che Virginio Rappone farà, quale La sarà? prima cosa che farà è vedermi con tutte le società, convocare tutte le società. Chi ha avuto fiducia in noi, chi non ha avuto fiducia, perché poi non sapremo mai chi ha avuto e chi non ha avuto la fiducia. Quindi il dialogo con tutti è fondamentale. Come dicevo, io non sarò l'uomo solo al comando e soprattutto non ho mai raccolto provocazioni che vengono da altri settori dove chi sta con me deve stare contro di me. Non credo che sia questo sia fare del bene al ciclismo. Dopo le elezioni, comunque vadano, vinca l'uno, vinca l'altro, io credo che l'inclusione, il dialogo, ritrovare serenità, ritrovare dialogo con tutte le componenti, credo che sia una cosa fondamentale. E per quanto mi riguarda, se sarò il presidente di tutti, il presidente anche di chi oggi, per motivi particolari, per buone ragioni, oggi non condivide quella che è la nostra linea, il nostro programma.